Salve a tutti e bentornati a questa nuova edizione del TG Poliziano. E la prima intervista di oggi sarà quella che Valentina Chiaccianesi ha fatto al professor Davide Rondoni, che è un famoso poeta italiano che ha svolto all'interno del nostro istituto una lezione sulla poesia, specialmente quella di Ungaretti. Siamo con il poeta Davide Rondoni qua ai licei di Montepulciano. Allora Davide, cosa ne pensi dell'insegnamento dei poeti del Novecento a scuola? Molte volte vengono un po' accorpati tutti insieme. Cosa ne pensi a tal proposito? Beh, tanto è già molto che vengono accorpati, che in genere vengono sezionati, scorporati. Io sono abbastanza contrario all'insegnamento della poesia a scuola, o meglio. Secondo me il metodo che la scuola sta usando per insegnare la letteratura è fallimentare, non è quello di cui io, si vedono i dati, insomma, è abbastanza evidente che l'esperienza della letteratura, della poesia e dell'arte anche fatta a scuola per molti casi, non in questo probabilmente, è negativa o poco interessante. Quindi bisogna cambiare metodo completamente, non si tratta di accorpare o non accorpare, io farei molte meno letture in maniera più esemplare, più interessante, più bello, lasciando poi ai ragazzi la scoperta, la voglia, il desiderio di scoprire. Oggi invece accade il contrario, cioè si dà tanta roba a scuola, però poi non succede niente. C'è qualcosa che non va bene in questo. Tu hai portato anche la poesia in radio, comunque cerchi di far fruire la poesia attraverso mezzi diversi. Non credi che l'uso dei social network abbia un po' compromesso la poesia anche nelle letture o nell'utilizzo? Ma sai, la poesia non si compromette mai, o meglio, la poesia è sempre compromessa. Poi una volta la scrivevano sui libri di Capra, adesso la scrivi sui libri di carta elettronica, adesso la scrivi su Twitter, cioè la poesia non ha mai paura di niente, perché la poesia è sempre girata così attraverso le voci delle persone e di tutti i supporti possibili. Delle due può essere invece che i social network per la necessità di brevità e di intensità siano un ottimo spazio in cui la poesia gira, infatti ne gira tantissima la poesia gira attraverso i social network, poi ne gira di buona, di media, di cattiva, di scarsa, di presunta, però non è mai stato il mezzo del problema per la poesia. L'incontro di oggi qua ai licei sarà basato su Ungaretti, perché questa scelta? Beh, Ungaretti probabilmente del Novecento italiano, almeno la prima parte del Novecento italiano, è il più grande, fuori classe assoluto, un poeta di importanza mondiale come forse pochi altri del Novecento italiano, è un poeta che amo molto, che mi ha segnato molto nella vita, un modo di guardare il mondo, ed è un poeta che ha una esperienza così alta, forte di cos'è la poesia, quello che lui chiamava questa tensione del linguaggio a incontrare il segreto del mondo, la poesia è questo, lui aveva un'esperienza così forte di questo che parlarne, proporlo, parlarne per se stessi e gli altri è sempre uno schianto. Per rimanere sempre in tema con la poesia ci sarà il 18 e 19 aprile un evento a Spineto. Qui il tema principale saranno le poesie di Ungaretti. Adesso vediamo l'intervista fatta a Marilisa Cuccia, proprietaria dell'Abbazia di Spineto, dove avrà luogo questo evento, e alla professoressa Silvia Gennari, coordinatrice del progetto. Marilisa Cuccia, lei è sempre molto attiva con i ragazzi, con gli studenti dei licei, anche l'anno scorso ha organizzato vari incontri all'Abbazia di Spineto. Perché questa collaborazione e come è nata? Ma io devo dire, prima di tutto perché credo molto nel momento formativo dei giovani e credo molto nell'avvicinarci alla scuola, mi sembra che sia giusto anche coinvolgere i giovani in questi incontri, dare loro la possibilità di entrare in abbazia e di avere proprio la gioia di frequentare questo posto che ha un'energia particolare, credo che possa essere utile anche per loro vivere queste emozioni e trovare questa energia. A tal proposito il 18 e il 19 aprile prossimo si svolgerà all'Abbazia di Spineto un incontro dove parlerete dei due grandi scrittori Ungaretti e Manzoni. Ci racconta, ci può svelare qualcosa in più di questo
questo incontro? Ma dunque, onestamente so solo l'argomento per il momento e so che comunque ci saranno dei relatori molto importanti, però in questo momento per me è un segreto. Quindi è una sorpresa anche per la padrona di casa. È un segreto anche per me, però sarò molto lieta di accogliere questo secondo incontro e questo appuntamento particolare. Poi mi sembra che la scuola e i licei poliziani siano particolarmente dinamici e aperti, no? Questo è molto bello. E quindi per questo motivo anche ogni volta che noi facciamo delle iniziative che mi sembra possano essere interessanti anche per la scuola, cerchiamo di coinvolgere i ragazzi e i giovani. E credo che sarà anche quest'anno un'occasione molto importante e preziosa per i ragazzi. Siamo qui insieme alla professoressa Gennari che ci parlerà del progetto di Spineto, di cui lei è una delle organizzatrici. Chi saranno i partecipanti? Beh, i partecipanti sono gli studenti delle quarte e delle quinte del liceo scientifico e del liceo classico del Poliziano. E viene riproposta questa iniziativa per il secondo anno perché appunto lo scorso anno ha avuto grande successo. Sono due giorni in cui gli studenti che sono già stati parzialmente selezionati a partire appunto anche dall'interesse dimostrato durante questi anni scolastici che hanno trascorso qui con noi potranno incontrare e svolgere alcune attività di approfondimento per quanto riguarda le materie filosofico e letterarie. Invece quale sarà il programma? Il programma si svolgerà appunto all'interno delle due giornate del 18 e del 19 di aprile. Nel pomeriggio del 18 aprile gli studenti avranno occasione di incontrare nuovamente il professor Davide Rondoni, un poeta e appunto che ha una scuola di poesia contemporanea all'Università di Bologna. Dico di rincontrare perché i ragazzi hanno già incontrato Davide Rondoni qui a scuola e quindi sarà un secondo incontro insieme a lui che ci parlerà di Ungaretti e di Manzoni. Nella giornata del 19 poi i ragazzi saranno occupati in attività laboratoriali, quindi attività che li vedranno direttamente coinvolti, oltre altre relazioni svolte da docenti universitari, tra cui il professor Riccardo Castellana dell'Università di Siena e il professor Realti della Università di Firenze. Invece quanti saranno gli studenti che potranno partecipare? All'interno delle classi quarte e quinte dell'istituto verrà fatta una selezione finalizzata anche a promuovere le eccellenze della scuola e a tal fine la scuola mette a disposizione degli studenti, grazie anche a degli sponsor che colgo l'occasione per ringraziare, cioè la Libera Università Lubit di Chiusi e il Risto Pub di Quercialpino on the road. Queste sponsorizzazioni esterne permettono di offrire a 50 studenti della scuola delle borse di studio per poter partecipare gratuitamente alla due giorni. Questo per valorizzare le eccellenze, ma poi potranno partecipare comunque anche gli studenti interessati, perché l'iniziativa è comunque aperta a chiunque sia interessato. Sempre restando sul tema dell'arte, la prossima intervista sarà quella fatta a Francesco Attesti, che è un famoso pianista, infatti è stato ospite del nostro liceo all'interno del progetto Intersezioni a Suon di Musica, che ha visto la partecipazione anche di altri musicisti. Siamo con il maestro Francesco Attesti qua ai licei poliziani che oggi ha incantato un pubblico di ragazzi attento. Un intervento suo che è andato dal 700 al 900, tutto in compagnia del pianoforte. Quali sono stati i brani eseguiti qua ai licei poliziani e perché la scelta di questo periodo storico? Beh sì, il programma innanzitutto è stato molto vario perché siamo partiti con le variazioni Goldberg di Bach, un estratto ovviamente, non l'opera completa, per poi proseguire con un improvviso di Schubert, una mazurka di Chopin, Franz Liszt, poi per toccare il periodo romantico in toto, e per il Novecento un brano di Astor Piazzolla, che potesse essere, diciamo così, il trait d'union fra i grandi compositori appunto del Novecento e il contemporaneo. La scelta del programma è stata così varia, così larga, proprio perché volevamo dare un assaggio di vari stili, di vari stili compositivi e interpretativi anche, di vari autori che sono centrali in ciascuno di questi periodi. Quindi è stata una scelta concordata proprio per collegarli ad un aspetto artistico, filosofico, letterario e ci era sembrato appunto che Bach, Schubert, Chopin, Liszt, per finire con Piazzolla, avessero molto da dire in questo senso.
Lei ha iniziato a suonare all'età di 6 anni circa, adesso sta girando il mondo, da San Pietroburgo alla Russia, al New York, insomma veramente tutti i teatri del mondo. Perché il pianoforte e quanto sacrificio c'è dietro questa professione? Diciamo che il pianoforte è stato un amore a prima vista, anche perché è uno strumento che permette di eseguire praticamente tutta la musica e anche di fare delle trascrizioni, anche qualcosa. È l'unico, diciamo, strumento che può veramente rivaleggiare con un'orchestra sinfonica nella totalità dei suoi componenti. È stata una cosa abbastanza spontanea, ovviamente, cominciando molto presto si acquisisce questo linguaggio e si porta avanti nel corso della vita, devo dire che con grandi sacrifici, anche perché le ore di studio sono ovviamente molte, soprattutto se si fa i concertisti, perché c'è un repertorio da rinnovare, c'è un mare di cose da memorizzare e tanti aspetti tecnici da curare, quindi molte volte manca veramente il tempo di poter essere sullo strumento per tutte le ore che richiederebbe, quindi comunque veramente lo studio di pianoforte presuppone ore e ore di esercizio al giorno. Qua al liceo Poliziani c'è un'orchestra all'interno della scuola, ma ci sono anche tanti ragazzi che suonano la batteria, il violino, il pianoforte piuttosto che la tromba. Quale consiglio può dare ai ragazzi che si avvicinano comunque alla musica? Beh, che anche se non diventeranno dei professionisti, se non vorranno essere dei professionisti in campo musicale, di continuare a coltivare la loro passione, perché la musica è veramente una delle arti più piacevoli che possiamo immaginare e soprattutto ti mette in contatto con altre persone e soprattutto è un balsamo per il proprio animo. Adesso passiamo ai successi dei nostri studenti. Uno degli ultimi successi è di Giulio Benedetti, che ha vinto la borsa di studio all'Università della LUIS di Roma. Vediamo l'intervista di Adele Maria Gazzei. Sappiamo che ha partecipato alle selezioni della LUIS. Come sono avvenute queste selezioni? C'è stata una presentazione di questa università in questa scuola e successivamente abbiamo fatto un test che mirava a scegliere uno dei ragazzi per fargli fare un orientamento a Roma di su questa università e io sono risultato vincitore. E perché proprio la LUIS? Perché questa università è una delle più prestigiose di Roma e ritengo che per il mio futuro sia un'ottima scelta. Cosa ti aspetti da questa grandissima opportunità che ti offre questa università? Beh, io sono sicuro che questa università mi farà fare delle grandi esperienze, delle nuove esperienze utili per la scelta dell'università che frequenterò dopo il diploma. Grazie. Prima di chiudere abbiamo un importante annuncio da farvi, infatti tornerà la settimana scientifica dopo il successo dell'anno scorso con il pendolo di Foucault. Quest'anno il tema sarà quello delle macchine volanti, da Leonardo da Vinci fino alla ricerca spaziale. La settimana si svolgerà dal 13 fino al 19 maggio lungo tutto il territorio della Val di Chiana, ma già dal 1 aprile avremo un'anteprima all'interno del Teatro Poliziano dalle ore 16. E potremo godere della lezione magistralis dell'astronomo professor Alessandro Mizzolo e del concerto della US Naval Force Band. Grazie per averci seguito anche oggi e ci vediamo alla prossima puntata.